Molto ma molto bene, ben tornati per il nuovo appuntamento e con l'avanzamento lavori per quanto riguarda Premiere Pro CS5. Ci siamo lasciati con l'impostazione di progetto e ora quello che dobbiamo fare è procurarci il materiale idoneo per creare il nostro film. Come facciamo? Allora, ci sono diversi modi. Vediamo qual è quello più semplice. Più semplice perché la tecnologia fortunatamente ci ha messo a disposizione delle fantasticissime memory card o memory stick o memory, come le volete chiamare voi, che ci consentono semplicemente di tirarle fuori dalla nostra telecamera, collegarle al PC e copiare i file direttamente su hard disk. Dopodiché l'operazione che dobbiamo fare è semplicemente quella di andare all'interno della bin o su file, dire importa o premere CTRL-I, ricercare la nostra cartella. Io vado su matrimonio e video, la cartella nello specifico è nominata con girato, all'interno della quale ho altre due cartelle relative alle due schede di cattura, anzi le due schede su cui sono state memorizzate tutte le immagini, e a questo punto ho diverse possibilità. Se vado ad aprire ancora le cartelle, trovo delle sottocartelle con tutti i file di link tra l'audio e il video ed è veramente una menata, però Premiere, o meglio chi l'ha programmato, ha pensato bene di darci la possibilità di selezionare la cartella e poi dire importa cartella. Ora dobbiamo semplicemente aspettare qualche secondo affinché Premiere importi tutti i file video, che ovviamente peseranno da pochi mega a qualche giga a seconda di quanto materiale abbiamo girato, a seconda del tipo di scheda che abbiamo utilizzato. E questo però, quello che volevo dire, è soltanto uno dei modi per importare il file. Ovviamente possiamo importare sia file video che audio che file grafici, però per il momento limitiamoci a parlare del video. Nel frattempo la nostra importazione è quasi finita, io non so più cosa inventarmi per far passare il tempo e voilà! Ora, non spaventatevi se vedete questa finestra. Questa non è altro che la finestra relativa a tutti i file di collegamento che non c'entrano niente con il file video, quindi possiamo tranquillamente premere OK, andare ad espandere la nostra cartellina e vedete che se faccio doppio clic su un file, automaticamente questo viene importato nella pannello, nella monitor sorgente, e posso previsualizzarlo. Ok, questi sono file HD, per cui magari sono un po' più pesanti e richiedono un hardware specifico per essere messi in play. Il secondo modo per andare a visualizzare i nostri file video presenti sull'hard disk è quello di utilizzare il browser multimediale, che altro non è una sorta di bridge apposta per Premiere. Se già non lo avete nelle finestre, potete andare sul menu finestra e cercare browser multimediale oppure premere Shift 8 per aprirlo. Quindi da qui sono in grado di andare a navigare all'interno dei miei hard disk. Vado sull'hard disk esterno, forse anche per questo che è un po' lento, faccio il mio bel doppio clic, posso allargare la finestra, vedete che i pannelli si possono allargare, ingrandire o rimpicciolire a piacimento, quindi come preferite navigate nella parte sinistra o destra del browser. Andiamo su girato e ora vado su scheda. Aspetto un attimo che Premiere faccia la lettura di tutti i miei file e vedete che qui cambia completamente la visualizzazione. Se prima vedevamo delle cartelle, lo vediamo anche nella scheda 1, ora vediamo direttamente i file video. Quindi andiamo nella scheda 2 perché la scheda 1 l'abbiamo già importata, e ora quello che posso fare è doppio clic, attendere un attimo che Premiere vada ad aprire il mio bel file ed eccolo qua, lo vado a vedere direttamente nella sorgente, nel monitor sorgente, senza doverlo importare per forza all'interno della bin. Ovviamente possiamo tranquillamente importarlo una volta che lo abbiamo scelto, naturalmente possiamo sempre andare a fare il play del file anche se non è in Premiere. Vediamo un attimo se ce la fa il mio computerino a vediamo, eccolo qua, a importare il file. Vedete, c'è Max che fa lo scemo come al solito, ma va bene. Una volta che ho deciso che il file che sto vedendo
mi può essere utile per il montaggio, semplicemente clicco e trascino, rilascio all'interno della bin e vedete che ora il mio file è nel progetto, mentre prima non era nel progetto. In alternativa, tasto destro, importa o apri in monitor sorgente, che è l'operazione che ho fatto con il doppio clic. Questi sono i due modi per importare i file digitali. La domanda ora che qualcuno potrà fare è: sì, ma se io non ho una telecamera che registra su memory stick, su memory card o su memory, come faccio? Perché io ho ancora la videocamera che registra su nastro. Nessun problema, ovviamente è previsto anche questo, e per importare i file da videoregistratore VTR, quindi da nastro, è sufficiente andare su file, acquisisci, oppure premere direttamente F5, vediamo se è vero, clic, eccolo qui, si apre quindi la finestra dell'acquisizione, e ora da qui siamo in grado di andare a pilotare il nostro videoregistratore per poter vedere i filmati contenuti in esso. Possiamo andare avanti o indietro veloci, quindi andare a ricercare il punto di inizio e di fine per quanto riguarda la nostra cattura, oppure possiamo anche andare a catturare l'intero nastro per tagliarlo successivamente. Però io direi che per oggi possiamo fermarci, perché la cattura richiede un'attenzione particolare e merita un tutorial a parte. Vedete che qui infatti ci sono due tab, due sottomenu dove dare tutta una serie di impostazioni per andare a catturare nel migliore dei modi, a seconda di quello del tipo di lavoro che dobbiamo fare, e quindi per velocizzare il nostro lavoro. Anche per questa settimana da parte mia è tutto, vi lascio con i consueti pensieri positivi e anche buon weekend, perché no. Ciao!